È giunto a conclusione un altro corso del liceo internazionale a sezione di francese e la consegna dei diplomi che sono riconosciuti ufficialmente dal governo francese è un aspetto fondamentale di questo percorso che consente di acquisire sia il diploma di maturità italiana che il diploma di istruzione superiore francese riconosciuto dallo Stato Francia e che permette l'accesso diretto alle facoltà universitarie. Tanto è vero che uno degli studenti che viene premiato oggi sta frequentando l'Università di Grenoble in Francia con accesso diretto grazie appunto a questo titolo di studio. Quanti sono i ragazzi? Che cosa vuol dire intraprendere un percorso di questo tipo, quindi una doppia lingua su diverse materie? No? Sì, dunque vuol dire intanto acquisire una preparazione molto forte in francese, perché loro devono anche sostenere, hanno dovuto sostenere l'esame di storia e di lingua e letteratura in lingua francese, oltre che ad avere un colloquio appunto in questa lingua. Hanno studiato storia in francese per 5 anni, sono anche particolare perché al liceo di Piacenza l'internazionale è inserito in un corso che ha ancora la struttura pre-riforma Gelmini, quindi è un liceo linguistico vecchio tipo, con ad esempio il latino che non si ferma al secondo anno ma prosegue gli studi, perciò è un corso di alto livello da questo punto di vista professionale. Giulia Mazzara, mi sono diplomata al liceo Gioia 4 anni fa ormai, siamo stati i primi a fare, la mia classe è stata la prima a sostenere l'esame doppio anche con la certificazione di francese, quindi siamo stati un po' i pionieri. Ho deciso di andare a studiare in Francia dopo la triennale in Italia e penso che comunque le basi acquisite al liceo linguistico mi abbiano aiutato molto in questo mio percorso. Cosa hai scelto? Scienze politiche. Ho iniziato scienze politiche con questa ambizione di intraprendere poi un giorno una carriera diplomatica. Ovviamente insomma è difficile, non è garantito, il concorso è molto selettivo, però il fatto di poter fare 2 anni all'estero sicuramente aiuta per quanto riguarda la lingua, insomma. In un'università prestigiosa. In un'università comunque molto prestigiosa. Ricordiamo, qual è? Sciences Po, Parigi, e l'anno prossimo London School of Economics, e penso che a livello di curriculum insomma possa dare una mano, e poi se aiutasse anche per preparare il concorso diplomatico ne sarei ben contenta. Jacopo Veneziani. Quindi hai frequentato il corso qui al liceo Gioia e poi? Sì. Poi mi sono iscritto all'università Grenoble per frequentare storia dell'arte e grazie a questo diploma ESABAC ho potuto avere una burocrazia più alleggerita, perché non ho dovuto passare attraverso una serie di iscrizioni che invece avrei dovuto affrontare se avessi avuto solamente il diploma italiano. E poi anche a livello di test sono stato fortunato, perché avrei dovuto affrontare molti test di posizionamento linguistici o altri di questo tipo, mentre il diploma ESABAC assicura già un livello minimo B2 di francese, e quindi si può entrare direttamente avendo lo status di studente francese. Quindi sia dal punto di vista della burocrazia che della preparazione vera e propria è già una porta aperta, insomma. Sì, sì, apertissima. Cosa vorresti fare? Qual è il futuro che immagini, insomma, sulla base di questo percorso? Ma io studio storia dell'arte, quindi no, ma in realtà sono ottimista, perché io mi auguro di studiare, di lavorare per quello che sto studiando, che è già tanto, ma sono ottimista perché... Ancora fuori dall'Italia anche il lavoro? Penso di sì, perché io vorrei lavorare nel mercato dell'arte, che in Italia non è particolarmente sviluppato, ma sono ottimista perché vedo che anche in Francia con questo diploma ESABAC, ma anche per la struttura dell'università, non c'è una formazione chiusa, dopodiché ci si immerge nel mondo del lavoro, ma il mondo del lavoro e il mondo della formazione sono fin da subito accostati. Quindi per dire, io ho la possibilità di fare uno stage già dal secondo anno, mentre io non conosco la struttura dell'università italiana, ma non penso sia possibile, o sbaglio.